Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video tag che riguarda l'alimentazione. È un tag che mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto perché ho pensato: ah, questo fa proprio al caso mio. E tutta la vita che le persone mi dicono che devo mangiare di più perché sono troppo magra, finalmente ho la possibilità di parlare, di condividere con voi la mia giornata alimentare e sfatare il mito che le persone magre non mangiano, perché in realtà non c'è niente di più falso, almeno nel mio caso. Quindi partiamo subito. I tag in realtà erano due, però io l'ho uniti insieme perché le domande sono molto simili, quindi non mi sembrava il caso di fare due tag divisi, ma diciamo che ho accorpato due tag in uno. Parto subito con la prima domanda perché sono un sacco di domande. A che ora ti alzi solitamente al mattino? Dipende, se ho degli impegni e devo uscire, è molto probabile che io mi alzi alle 6. Se invece non ho impegni e posso restare a casa, magari nei fine settimana, così, magari anche alle 9, 9 e mezza, dipende. Colazione: tè, caffè, cioccolato o latte? Io bevo il cappuccino, che è l'unico che qua non è stato nominato. Solitamente uso il cappuccino in polvere, quindi poi aggiungo semplicemente l'acqua calda ed è molto cremoso, mi piace moltissimo. Spremuta d'arancia, sì o no? No, a me la spremuta d'arancia non è mai piaciuta, anzi diciamo che la detesto abbastanza. Preferisco mangiare un arancio intero, comunque non lo mangio quasi mai a colazione, di solito lo mangio durante il giorno, in inverno, perché in estate non mangio arance. Yogurt sì o no? Yogurt sì, però è difficile che io lo mangi a colazione, però sì, comunque è una cosa che mi piace. Tazza grande o tazzina? Ve la faccio vedere perché penso che sia il modo migliore. Questa è la tazza che io uso per fare colazione, che mi piace perché ha tutti questi gufetti, è veramente carina e ha una, diciamo, una grandezza media, non è una tazzina, non è neanche enorme, però insomma è un bel cappuccino alla fine, una bella porzione. Latte di mucca, di soia o altro? A me non piace il latte, quindi se bevo il latte lo bevo di soia, perché comunque il latte di mucca non mi è mai piaciuto granché, non mi dà fastidio, non sono intollerante, però non mi piace. Pane Nutella, pane marmellata, pane marmellata. Biscotti o cereali? Io preferisco i biscotti. Metti il cacao nel latte, vabbè, come vi dicevo, non bevo il latte, però io sopra il cappuccino una spolverata di cacao la metto sempre. Miele sì o no? Beh, ovviamente non nel cappuccino, però quando magari mi capita di bere il tè ci metto il miele. Pranzo. A che ora pranzi di solito? Io di solito pranzo abbastanza tardi, diciamo intorno alle 13:30. Acqua naturale o frizzante? Naturale. Vino sì o no? No, perché sono astemia. Pane bianco integrale al grano duro o altri tipi di cereale? A me il pane piace tutto, veramente di qualsiasi tipo, però lo preferisco integrale o con i cereali. Però anche il panino bianco classico io insomma non lo disdegno perché il pane mi piace molto. Fatto in casa o acquistato? Entrambi, perché io molto spesso me lo faccio in casa e molto spesso lo acquisto, quindi diciamo che va proprio a giornate, però più o meno si equivale. Si equivalgono le volte che io lo compro e le volte che lo faccio in casa, quindi insomma pari merito. Poi ho perso il segno, ragazzi, sono un disastro. Ah, ok. Pasta tutti i giorni, una volta a settimana o mai? La pasta quasi mai, perché è un piatto che non mi piace. Cioè, a me è classico che piatto di pasta asciutta non mi piace, preferisco mangiare il pane. E quindi quasi mai la pasta, anche quando abitavo con i miei genitori non la mangiavo quasi mai, anche ora che comunque non vivo più con loro ho mantenuto l'abitudine di non mangiare la pasta. C'è stato un periodo in cui la mangiavo anni fa, però effettivamente non mi piace, ho pensato ma chi me lo fa fare di mangiare una cosa che non mi piace, quindi ho smesso di mangiarla. Anche se capita qualche volta, se vado magari a casa di qualcuno, però non mi va granché. Carne bianca o rossa? Entrambe, io mangio la carne sia bianca che rossa, mangio anche il pesce che qui non l'hanno messo, tutte e due senza problemi. Verdure, meglio cotte o crude? Io le preferisco cotte.
Frutta di stagione o esotica? Di solito io mangio la frutta di stagione, però se mi capita mi piace molto anche la frutta esotica come l'ananas, la papaya, il cocco, mi piacciono molto anche questi. E anche, qui non c'è però ve lo dico io, mangio anche la frutta secca, ad esempio le mandorle, arachidi, così mi capita di mangiare anche quelli. Cena, a che ora ceni di solito? Tardissimo, tardissimo, veramente. Io ceno praticamente alle 9, alle 21, a volte addirittura alle 21:30, quindi mangio veramente tardissimo. Minestrina o minestrone? Non mi fanno impazzire nessuna delle due, però preferisco il minestrone con i pezzi di verdura intera. Pasta o brodo? Brodo, perché come dicevo la pasta non mi piace granché. Mi piace però la pasta ripiena come i tortellini, i ravioli, quindi se scelgo il brodo di solito metto i tortellini o i ravioli. Poi, brodo di dado o di carne? È molto più buono il brodo di carne, però non sempre ho il tempo di farlo e quindi molto spesso uso il dado. Acqua, vino, birra o Coca-Cola? Acqua, se prendo una pizza magari bevo un sorso di Coca-Cola, ma non sono una grande bevitrice io di bibite, di insomma roba così, bevo solo acqua, quindi acqua. Grissini sì o no? Certo, grissini sì, li adoro. Dessert dopo cena, pasticcini, fetta di dolce o gelato? Io sì, dessert dopo cena ma anche dopo pranzo, perché io comunque alla fine di ogni pasto solitamente qualcosa di dolce mangio sempre, che può essere un biscotto, un budino, magari non cose particolarmente elaborate, però solitamente io la cosina dolce diciamo che la metto sempre dopo il pasto a pranzo e dopo il pasto a cena. Infusi o tisane? Nessuna delle due, non gradisco granché infusi o tisane. Camomilla, tisane o infusi, digestivi? No, anche qua nessuno di questi. Prima di andare a letto si è solito sgranocchiare qualcosa? No, io prima di andare a letto non mangio mai niente perché poi altrimenti non riuscirei a sdraiarmi perché comunque dovrei digerire quello che ho appena mangiato, quindi preferisco di no. Poi ho l'abitudine di lavarmi i denti subito dopo mangiato, proprio non faccio passare neanche 5 minuti praticamente, quindi dopo essermi già lavata i denti comunque non ho voglia poi di mangiare perché dovrei comunque di nuovo rilavarmi i denti, quindi no, non mangio nulla prima di andare a dormire. Passiamo alle domande dell'altro tag, come vi dicevo le faccio insieme. Segui un tipo di alimentazione particolare, vegetariana, vegana o altro? No, io non seguo assolutamente alimentazioni particolari, mangio veramente di tutto, carne, pesce, verdura, frutta, cioè non ho particolari stili alimentari. Sei allergico o intollerante a qualche alimento? Se sì, quali? Non ho particolari allergie o intolleranze, ci sono degli alimenti che mi danno un po' fastidio, ad esempio la panna montata non mi piace tanto, mi dà un po' fastidio, quindi magari tendo a non mangiarla. I cibi particolarmente elaborati, troppo pesanti, magari mi appesantiscono, quindi mi danno un po' fastidio, però non sono vere e proprie intolleranze o allergie, è più una predisposizione magari a digerire meglio certe cose piuttosto che altre. Poi, mangi prodotti biologici e compri in negozi bio? Io, se mi capita, mangio anche prodotti biologici, però non è un'abitudine, nel senso che io non vado apposta nei negozi bio, io mangio quello che capita, non è che sia così attenta, quindi poi no, tendenzialmente no, se mi capita non c'è problema. Qual è il tuo piatto preferito? Allora, io ne ho alcuni piatti preferiti, se ne devo scegliere uno solo, la pizza. Senza dubbio. Puoi mangiare la pasta? Se sì, quante volte a settimana? Io posso mangiare la pasta, ma non la mangio perché non mi piace, quindi quasi mai. Mangi frutta e verdura nei pasti principali o a merenda? Se sì, specifica quali. Io mangio frutta e verdura nei pasti principali, diciamo che sono frutta e verdura di tutti i tipi, quindi io mangio veramente, se parliamo di verdura, zucchini, piselli, fagiolini, porri, broccoli, cavolfiore, melanzane, cioè veramente quasi tutti i tipi di verdura.
Invece come frutta solitamente mangio arance, mele, pere, mandarini, fragole, ciliegie, albicocche, pesche, veramente mangio praticamente qualsiasi tipo di frutta e di verdura perché comunque mi piace molto, mi piace anche variare, quindi non mangiare sempre le stesse cose. Quanti dolci ti concedi a settimana? Tanti, perché come dicevo prima io mangio il dolce sia dopo pranzo che dopo cena. Sono fortunata perché comunque sono magra, quindi non ho problemi di linea, quindi posso, diciamo, concedermi qualche cosa in più, anche se non sono una persona che mangia delle quantità infinite di roba, però comunque non rinuncio a nulla di quello che mi piace, quindi è una fortuna quella. O c'è anche il fatto che comunque mangio soltanto durante i pasti principali, quindi magari questo mi aiuta a mantenere un pochino di più la forma, diciamo. Sono anche abbastanza fortunata perché, ringraziando il cielo, non ho diabete, non ho problemi di colesterolo, non ho problemi particolari, quindi posso concedermi anche qualche dolce in più. Poi, ovviamente, se dovessi nel futuro avere dei problemi, ovviamente non li mangerei, ci starei molto più attenta. C'è un alimento che proprio detesti o non ti piace? Ci sono degli alimenti che proprio non mi piacciono, uno l'ho detto prima, è la pasta e anche il latte. Il latte è un'altra cosa che non mi piace. Poi ce ne sono anche altri, però insomma, questi sono quelli principali. Per seguire il tuo regime alimentare, ti sei affidato a un dietologo? No, semplicemente perché io non seguo un regime alimentare particolare, io mangio veramente di tutto, quindi non ci sono problemi, mangio la carne, mangio il pesce, mangio la verdura, mangio la frutta, mangio i carboidrati perché anche se non mangio la pasta, comunque mangio il pane, mangio i grissini, mangio i cracker, mangio i dolci, mangio veramente quasi tutto quello che la nostra alimentazione ci offre, quindi che ci vado a fare dal dietologo, cioè è già abbastanza varia la mia alimentazione. Bevi molta acqua durante il giorno? Bevo quando ho sete, principalmente io bevo quando ho sete. Però, siccome tutti dicono che bisogna bere tanto, allora cerco di sforzarmi e bere un po' di più, però diciamo che più o meno 1,5 litri d'acqua al giorno, non bevo tantissimo, normale, insomma. Ti piace cucinare o compri cibi pronti? Cosa ti piace cucinare? A me piace molto cucinare, mi piace cucinare soprattutto roba dolce come le torte, i budini, lo strudel, insomma, vari biscotti, quelle cose lì. Mi piace anche molto però cucinare pietanze, quindi magari faccio il pollo alla cacciatora, faccio il coniglio alla ligure, piuttosto che torte salate, quindi mi piace anche molto. E come primi piatti mi capita molto spesso di impastare, quindi di fare i tortellini a mano, di fare le lasagne alla bolognese o i ravioli, insomma, sono una persona che cucina abbastanza. Ah, un'altra cosa, come vi dicevo anche prima, faccio il pane in casa, quindi spesso mi capita di fare anche quello e faccio spesso anche la pizza, quindi sì, mi capita comunque abbastanza spesso. Poi, assumi integratori alimentari? Se sì, quali? No, io per abitudine non assumo integratori alimentari perché credo che vadano assunti se ce n'è una reale necessità, quindi io non li assumo così, diciamo a caso. Ma li assumo solo ed esclusivamente se il medico per qualche motivo di salute mi consiglia un integratore, altrimenti io di mia iniziativa non ne assumo, perché credo comunque che anche se si tratta solo di integratori ci sia sempre bisogno comunque della supervisione di un medico quando si prendono queste cose. Quindi se non ne ho necessità per motivi di salute non ne assumo. Ti piacciono le tisane? Se sì, ogni quanto ne consumi? No, non è che mi piacciono particolarmente le tisane. Ogni tanto bevo magari una tazza di tè, così però più d'inverno che d'estate, ma non è una di quelle cose comunque che mi fa impazzire, quindi non ne consumo praticamente mai. Racconta la tua giornata alimentare. Cosa mangi a colazione, pranzo e cena? Bene, ragazzi, mettetevi comodi. Allora, io a colazione, come dicevo, mi faccio il cappuccino. Poi ci metto di solito un paio di biscotti, perché un paio soltanto? Perché poi di solito mangio una fetta biscottata con la marmellata oppure una fetta di pane tostato con la marmellata,
Mangio mezza brioche con la marmellata e solitamente anche un pezzo di torta. Questo tutto nella stessa mattina, quindi quando vi dicevo che non è vero che non mangio, ecco appunto, io solo a colazione già ho mangiato tutta questa roba. Poi a pranzo io di solito mangio il pane o i cracker o i grissini o i taralli, quelli pugliesi che io li adoro veramente. Qui devo ringraziare mio suocero perché è lui che me li ha fatti conoscere. I taralli pugliesi, quelli salati, sono ottimi, li mangio quasi tutti i giorni. E saluto mio suocero, tanto ne approfitto nel caso stesse guardando questo video. Poi torniamo al mio pranzo, quindi pane, grissini, cracker, quello che è. Poi mangio solitamente una pietanza che può essere di carne, di pesce o di pollo e come contorno mangio la verdura. Dopodiché mangio un frutto e poi solitamente mangio una cosa dolce che può essere magari un budino oppure non so, un gelato se siamo in estate. Può essere una fettina di torta piuttosto che un biscotto, non sono grandi quantità di roba, perché è vero che io mangio magari tante cose, però in quantità abbastanza moderata, quindi non mi mangio mai dei quintali di roba, però comunque sono tante cose che alla fine fanno un buon pasto, perché io poi quando mangio a pranzo è sufficiente quello che mangio perché non mi viene mai fame nel pomeriggio, quindi significa che ho mangiato comunque a sufficienza. E a cena più o meno la stessa cosa del pranzo, nel senso che mangio sempre comunque anche lì i miei carboidrati, quindi pane piuttosto che grissini, cracker, quello che è, una pietanza e il contorno di verdura con la frutta e con sempre qualcosina di dolce. Alla sera, quando non mangio queste cose qui, magari mangio una pizza e qui sono veramente, raggiungo la pace dei sensi perché è il mio piatto preferito. Quando scelgo di mangiare il minestrone, solitamente non mangio la verdura come contorno perché ho già mangiato il minestrone. Quindi, vorresti cambiare qualcosa della tua alimentazione? Diciamo che se penso a lungo periodo, mi piacerebbe riuscire a mangiare un po' meno dolci, perché a volte penso che forse ne mangio troppi, perché veramente un dolce dopo pranzo, dopo cena, tutti i giorni è tanto, quindi mi piacerebbe ridurre un po' le cose dolci. Però c'è da dire che quando io finisco di mangiare il mio fisico proprio che ne ha bisogno, quindi in qualche modo lo assecondo. Però insomma mi piacerebbe ridurre un pochino la quantità di dolce. Poi, pensi che la tua alimentazione sia adatta al tuo fisico? Ne trai giovamento? Io non lo so se è adatta al mio fisico. Quello che io posso dire è che mi sento bene, mi sento molto in energia, non ho mai dei cali, insomma, di energia, dei cali di pressione, quindi comunque mi sento bene e credo che quello che mangio per il mio fisico, che comunque è molto minuto e molto esile, sia sufficiente. Quindi probabilmente con un fisico come il mio, perché io sono alta però sono molto magra, quindi molto esile, quindi non ho bisogno comunque di mangiare chissà quali quantità di roba, perché ho un fisico, come dicevo, abbastanza esile. Quindi probabilmente quello che mangio mi è sufficiente per vivere la mia giornata con sufficiente energia, senza sentirmi male, senza avere dei cali. Quindi credo di sì, credo che per il mio fisico vada benissimo così. Bene, il tag è concluso, questa era l'ultima domanda. Io vi confesso che di rispondere a queste domande mi è venuta un pochino di fame, anche perché adesso è l'ora di cena, perché sto girando il video alle 20:30 di sera, quindi dovrei cenare, invece sono qua a girare il video. Quindi facciamo che vado a mangiare, vi saluto, buon appetito se per caso state guardando il video in ora e pasti, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un abbraccio gigantesco, a presto!